Le tecnologie hanno un ruolo sempre più importante, sempre più rilevante, e quindi le aziende si trovano a dover sempre reinterpretare e quindi a saper utilizzare queste tecnologie per offrire una customer experience che si spera sia il più possibile appagante, unica e soprattutto inconfondibile. Cioè una customer experience, quindi un modo per far sì che i nostri clienti ci riconoscano indipendentemente dal canale che utilizzano, ci riconoscano sempre come brand. Quando parliamo di, quindi poi per le aziende, diciamo, la domanda che le aziende si pongono di come riuscire a offrire queste customer experience, come dicevamo, non è assolutamente una domanda nuova, ma una domanda che le aziende ormai si pongono da qualche anno. Ma quello che cambiano sono quelli poi che vedrete nel pomeriggio, sono anche tutti i modelli organizzativi, quindi i paradigmi che l'azienda deve cambiare per poter rispondere a questa domanda. Quando si parla di customer experience oggi si parla anche di multicanalità. Anche multicanalità non è assolutamente un concetto nuovo. Si parlava di multicanalità anche prima dell'arrivo del digitale. Avere negozi e avere, penso, la rete di vendita era comunque avere più canali. Sicuramente la multicanalità è diventata sempre più significativa con l'avvento dei canali digitali. Oggi si parla di integrated multi-channel oppure di omni-channel, quindi di una multicanalità diversa, cioè non una gestione dei diversi canali di contatto come se fossero dei silos con molte poche interazioni, ma una gestione della multicanalità che riesce quindi a gestire i diversi canali senza soluzione di continuità. Quindi quello che si dice è una gestione seamless, cioè senza più nessun tipo di, come dire, di confine, di limite tra un canale e quell'altro. Questa quindi è la vera, diciamo, novità che le imprese si vedono e devono affrontare, e devono affrontarla appunto riuscendo a gestire le tecnologie e riuscendo poi a modificare, adattare quelli che sono i propri modelli organizzativi e i propri processi aziendali, non dimentichiamoci della parte tutta di processi. Questa quindi è un cambiamento dettato in primis proprio dal cambiamento dei nostri clienti, che i clienti stanno diventando sempre più esigenti e sono loro che richiedono quindi questa gestione omnichannel. Perché i nostri clienti, qual è la trasformazione che stanno avendo i nostri clienti? Sicuramente i nostri clienti sono sempre più clienti digitali. Avere un tablet o uno smartphone in tasca oggi sicuramente non è una novità, non è una cosa rara. L'utilizzo di internet ormai è una cosa assolutamente normale, come vedremo anche l'acquisto, il fatto di comprare le cose via web, i prodotti via web, sta diventando una prassi sempre più assolutamente consolidata. L'utilizzo per esempio di tutti i social network: all'inizio i social network erano un po' prerogativa dei ragazzi, se si vanno a vedere quelle che erano le statistiche, gli utenti principali erano intorno dei 18 anni. Oggi se si vanno a vedere le statistiche invece gli utenti sono sicuramente persone molto più mature, tra i 35 e i 45, quindi vuol dire che c'è un'evoluzione, c'è un cambiamento radicale dei clienti, e questo quindi cambia il modo in cui bisogna offrire questa e quindi generare questa customer experience. Dicevamo internet, sempre un elemento più che diventa sempre più comune, sempre più un'abitudine. Internet utilizzato per fare che cosa? Internet utilizzato per cercare informazioni, sempre più prima di procedere all'acquisto di un bene si va su internet, si cercano informazioni, quindi quelle che sono le schede tecniche di prodotto, si cerca di comprendere quelle che sono le possibili offerte che si possono trovare sia nel mondo online che nel mondo offline, quindi si fa una comparazione di prezzi. O cosa si fa anche? Si cerca di capire, per esempio, altri consumatori, altre persone che hanno acquistato quel prodotto, se sono soddisfatte o meno. Penso che sia abbastanza ormai diffuso, soprattutto se andiamo nel settore del turismo, quindi nell'acquisto e nell'organizzazione di un viaggio, prima di andare a prenotare un albergo, forse un giro sul TripAdvisor per capire chi è stato in quell'albergo e quell'albergo, se era questo senso, era soddisfatto o meno, è una cosa che si fa abbastanza di consuetudine.
E quindi vedete le fonti principali sul web, questa è una ricerca del Ministero Osservatorio Multicanalità di fine 2013, vedete quindi sempre più utilizzati sono i siti dedicati proprio al confronto dei diversi prodotti, altri per avere l'opinione di altri utenti, piuttosto che ovviamente si va anche a vedere e a ricercare informazioni in quelli che sono i siti ufficiali delle aziende produttrici. Quindi se internet sta diventando quindi sempre più una fonte di informazione, internet sta anche diventando sempre più il luogo dove in realtà si acquistano beni e servizi. Quindi in un momento di decrescita, di contrazione di quelli che sono i consumi, si vede che invece gli acquisti su internet assolutamente continuano a crescere. Se poi si vanno a vedere i dati addirittura sul mobile commerce, si vede che nell'ultimo anno il mobile commerce è cresciuto del 250%. Sicuramente sono dei numeri che, come dire, fanno e mettono molto chiaramente in evidenza come internet sta diventando sicuramente un elemento importante e sta assumendo un ruolo estremamente importante in quello che è il processo di acquisto dei nostri clienti. Quello che sta cambiando poi che cos'è? È che i nostri clienti sono sempre meno, come dire, propensi ad utilizzare un solo canale. Fino a poco tempo fa le aziende che cosa facevano? Facevano una sorta di clusterizzazione dei clienti, dicevano lei, questi sono i clienti online, questi sono i clienti che vanno sull'offline, e facevano delle strategie specifiche a seconda di quello che era il cluster dei clienti. Oggi questa clusterizzazione sta perdendo, se non dire che ormai ha perso, di significato. Perché? Perché i nostri clienti utilizzano sempre più i diversi canali in maniera interscambiabile, complementare. Diventa sempre più facile e sempre più diffuso il fatto che io magari prima cerco un prodotto su internet, mi informo e poi lo vado a comprare in negozio, piuttosto che invece vado in negozio perché lo voglio comunque toccare con mano e poi invece cosa faccio? Procedo all'acquisto su internet. Quindi la distinzione tra offline e online sta diventando sempre più e sempre più labile, sta perdendo sempre più di significato. E quindi troviamo, se andiamo ad analizzare quelli che sono i percorsi di acquisto dei nostri clienti, vediamo che proprio i diversi canali sono utilizzati assolutamente in modo complementare. E non esiste, tra virgolette, una logica, perché qui io inizio a cercare un prodotto dal web piuttosto che prima mi reco in negozio e così via. Generalmente il processo d'acquisto, quindi il canale che utilizzo, è definito anche dal momento in cui mi trovo. Non so, magari siete in treno e non sapete come ingannare il tempo, avete il vostro smartphone e iniziate dalla macchina e iniziate a fare una ricerca, piuttosto che invece siete a spasso con la famiglia, vedete un prodotto in un negozio che quindi vi attira, potrebbe interessare, quindi come dire, è molto difficile, diventa molto difficile per le aziende andare ad identificare una tipologia di cliente, dire che è questo prima, fa le ricerche su internet e poi. In realtà quindi i diversi canali vengono utilizzati assolutamente in modo complementare e intercambiabile. Quindi in questo mondo che cosa succede? Che quando parliamo di customer experience, noi abbiamo un cliente davanti che richiede di avere la stessa customer experience, di vivere quindi la stessa customer experience, indipendentemente dal canale che sta utilizzando. Quindi questo vuol dire che io, cliente, quando entro nel negozio, ho una sensazione, sto vivendo una customer experience. Se io poi vado sul sito internet, voglio vivere esattamente la stessa customer experience, cioè come il sito è organizzato, come è strutturato, come si presenta, deve in un certo senso passarmi gli stessi valori, la stessa, diciamo, sensazione del brand che io ho vissuto e che vivo in negozio. E quindi in questo caso cosa vuol dire per le aziende? Vuol dire che il fatto di poter, come dire, offrire, come dicevamo prima, una customer experience unica, pagante, diventa un'attività assolutamente non semplice, perché vuol dire dover gestire i diversi canali
come se fossero un tutt'uno, come in un'ottica, diciamo, sistemica, non più, come dicevamo prima, in un'ottica più, diciamo, per silos. E quindi inizia ad esserci quindi anche una gestione, quindi una progettazione dei diversi canali offline e online integrata. Fino a poco tempo fa, quando si parlava di canali online e offline, c'era una problematica della cannibalizzazione, cioè sì, però il canale offline potrebbe cannibalizzare, cannibalizzare quello offline e viceversa. È vero, il problema di cannibalizzazione esiste, però gli studi dimostrano anche in realtà che si creano molte più sinergie e quindi il vantaggio di sfruttare in maniera, diciamo, integrata questi canali è superiore agli svantaggi derivanti dalla cannibalizzazione. Perché si vede che, per esempio, le evidenze dimostrano come i canali online sono dei forti influenzatori e quindi possono fare da volano anche per le vendite sui canali offline. E quindi bisogna ragionare, bisogna iniziare una progettazione integrata, dove quindi bisogna pensare a come i canali online possono aiutare a sviluppare il canale offline e viceversa, quindi a creare e a generare sinergie. Quindi, per esempio, si possono iniziare e si iniziano a vedere, quando io sono davanti a una vetrina di un negozio, in realtà potrei poter saltare in realtà sui canali digitali. E quindi io, quando sono davanti a una vetrina del negozio, potrei dire: ah, bello questo negozio, ma andiamo a vedere su un motore di ricerca, per esempio, quali altri negozi esistono. Magari io sono un turista o in quel momento il negozio è chiuso e quindi voglio sapere dove posso trovare altri negozi, magari nel mio paese se sono un turista, o vorrei magari sapere quali sono gli orari di apertura, o piuttosto vedo un prodotto e dico: bello, mi piace, ma andiamo a vedere sul canale online quanto costa, se quindi c'è una promozione, se posso averlo a un prezzo inferiore. Posso andare, come dicevamo prima, invece magari andare sui social media per vedere quali sono le opinioni degli altri consumatori, piuttosto che invece sul sito ufficiale per andare a vedere quelle che sono le informazioni ufficiali sul prodotto. Si iniziano quindi a vedere sulle vetrine dei negozi l'indirizzo internet piuttosto che il simbolo del Facebook, di Twitter e così via. Molte volte sono semplicemente, come dire, l'indicazione, per esempio c'è solo il simbolo del tweet di Twitter o di Facebook per dire: guardate che ci siamo, ma non c'è la possibilità in realtà di saltare, di andare immediatamente utilizzando magari quel codice e così via alla pagina. Qui vedete per esempio un altro esempio di a Londra, dove al periodo di Natale cosa ha fatto? Ha fatto una vetrina dove praticamente venivano visualizzati quelle che erano le immagini che venivano caricate dai propri clienti, in modo da rendere la vetrina più possibile, come dire, interattiva, e quindi far partecipare fondamentalmente i propri clienti all'azienda. Un altro esempio di integrazione invece è la possibilità, per esempio, attraverso delle app, di far diventare quasi viva la vetrina. Quindi, non so, posso utilizzare tutta la parte di realtà aumentata, per esempio, per, tra virgolette, far provare o dar la sensazione di provare un prodotto, che può essere un paio di occhiali come ha fatto la Ray-Ban, piuttosto che potrebbe essere addirittura anche un vestito, piuttosto che invece potrei dare la possibilità attraverso delle app non solo di vedere, come dire, il manichino con su un vestito, ma attraverso l'app in realtà far vedere come in realtà quel manichino potrebbe essere una persona e quel vestito potrebbe essere quindi indossato in un particolare contesto. Per esempio a Milano Prada aveva fatto in questo senso una sperimentazione, in questo caso nei camerini, dove appunto c'era la possibilità di provare un vestito e di vedersi non nello specchio con, come dire, le pareti del camerino, ma per esempio se io sto provando un costume mi vedo ambientata in spiaggia, e questo può dare un altro, come dire, un altro senso e un'altra, come dire, contestualizzazione del prodotto. E quindi la possibilità quindi di iniziare a interagire con la vetrina, interagire addirittura fino ad arrivare appunto a incentivare quello che è l'acquisto online, perché se uno vuole proprio quel prodotto e sa benissimo che vuole quello e non ha nessuna, come dire,
ulteriore domanda al mio, tra virgolette, assistente alle vendite da fare, deve entrare, impegnare il suo tempo e così via. Può assolutamente procedere all'acquisto online dalla vetrina. Se io ho la possibilità attraverso il QR code di dire ok, questo è il prodotto, questo è sul codice, ho il riferimento, quindi il link direttamente alla pagina web, io acquisto, ho fatto, come dire, a livello di azienda, sono arrivata alla fine di una vendita in un modo assolutamente veloce. E quindi, diciamo, come abbiamo visto, l'utilizzo delle app, sicuramente le app e quindi sulle mobile perché stanno diventando sicuramente importanti e nel costruire una customer experience hanno sicuramente un ruolo determinante nell'avvicinare il cliente all'azienda, per esempio anche nel settore alimentare, dove sicuramente, come dire, canale online, offline, a parte l'acquisto del fatto della spesa, come dire, fare la spesa su internet, le interazioni possono essere sicuramente limitate, state sviluppate tutta una serie di app in realtà per avvicinare il cliente all'azienda, piuttosto che a tutte le app ovviamente di mobile e-commerce, i coupon digitali, quindi la possibilità che dice ok, vai sul sito, quello è il coupon, lo stampi, lo scarichi, perché io posso avere il mio coupon digitale sul mio smartphone e quindi andare alla cassa direttamente con questo. Anche per esempio tutte le carte fedeltà che abbiamo, perché devo averle fisicamente tutte in tasca, potrei averle in realtà tutte sullo smartphone. Tutti i quindi processi di tutte quelle app che vanno nell'ottica della promozione e così via. Quindi queste sono tutte le diverse app che sono a disposizione. Come dicevamo, quindi l'azienda si deve attrezzare andando a lavorare sull'organizzazione, e questo è quello che vedrete nel pomeriggio. Cambiano ruoli, cambiano competenze, non bisogna più operare in ottica di silos, ma anche l'organizzazione, le strutture, perché la struttura deve una struttura essere responsabile del canale online, l'altra dell'offline e così via. Ci deve essere in realtà integrazione, diverse competenze, quindi responsabilità trasversali, anche la misurazione delle performance dei diversi canali deve essere diversa. Se noi vediamo e abbiamo detto che molte volte i canali online hanno il loro ruolo principale, quello di influenzare, forse non è corretto andarle a misurare, quindi misurarne le performance in ottica di fatturato, di quanto sono riusciti a vendere, ma magari bisognerebbe andare a capire quanto hanno influenzato e quanto hanno portato quindi ad acquistare anche su altri canali. La stessa cosa, per esempio, cambiamento sui processi aziendali di back-end e di front-end. Pensiamo per esempio all'impatto che si ha sui processi logistici. Quando io sul mio sito internet dico ok, hai acquistato questo prodotto, ma dove lo vuoi? Lo vuoi ritirare nel negozio, a casa, in un pick-up point, in un drive? Questa scelta non è così indolore per, come dire, l'organizzazione, e quindi questa scelta in realtà ha un grossissimo impatto sui processi logistici dell'azienda. E quindi bisogna multicanalità, e quindi gestire diversi canali vuol dire anche andare a lavorare sugli aspetti di back-end. La stessa cosa sugli aspetti e sui processi di front-end. Per esempio anche l'attività della forza vendita potrebbe cambiare, perché anche la forza vendita invece di essere itinerante magari potrebbe diventare residenziale e utilizzare, che ne so, Skype, il WebEx della situazione per fare delle videoconference con i clienti. Non per ultimo, sicuramente, come dicevamo, tutto quello che è l'impatto sui sistemi informativi. Avere una piattaforma di integrazione forte, il dato quindi sicuramente diventa un elemento centrale, le problematiche di data governance sicuramente sono problematiche non irrilevanti, un dato per quindi unico, centralizzato, che mi dà la possibilità di avere una visione a 360 gradi indipendentemente dal canale che ho utilizzato. E quindi, come dire, questi sono un po' gli elementi che il sistema informativo deve avere, quindi vedete integrazione, quindi piattaforma integrata, l'ottimizzazione dei processi di back-end, la parte invece di front-end, tutte le problematiche di data governance e la possibilità di avere al proprio interno l'utilizzo per esempio di nuove tecnologie che abilitano determinate attività, come per esempio l'elaborazione dei dati in maniera estremamente rapida e veloce, come sono per esempio le tecnologie di memory.
Quindi, come vedete, multicanalità vuol dire fare, vuol dire, come dire, poter gestire tutti questi diversi aspetti, e quindi l'azienda deve sicuramente cambiare profondamente per poter poi offrire una customer experience corretta e adeguata al nostro cliente. Bene. Vai in touch, perché vedo che il countdown è finito, mi aspettavo che tra... Grazie.